Buonasera a tutti voi che ci seguite da casa e ben ritrovati al consueto appuntamento dell'informazione curato da Antenna 3. Subito in apertura con il bollettino sull'andamento epidemiologico da Covid-19 in regione, in Toscana. Sono 880.603 i casi di positività al Covid-19. Sono quindi 3.172 in più rispetto ai casi di ieri e sono 17 i decessi in tutta la regione. I casi presso l'USL Toscana Nord-Ovest sono 1.198 e in provincia di Massa Carrara si sono registrati 174 nuovi casi positivi in più. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 731 in Toscana, di cui 43 in terapia intensiva. L'USL Toscana Nord-Ovest sta allestendo 12 punti di accoglienza per i profughi ucraini. Saranno 3 i centri ospitanti in provincia di Massa Carrara. Ma andiamo ad ascoltare tutti i particolari in questo servizio di apertura. 12 punti di accoglienza per assistere dal punto di vista sanitario i profughi ucraini che stanno arrivando anche nel territorio dell'azienda USL Toscana Nord-Ovest. Li sta allestendo la ASL, mettendo così in atto tutte le misure previste per contrastare l'emergenza umanitaria generata dal conflitto tra Russia e Ucraina. Nella provincia di Massa Carrara saranno ben 3 i punti di accoglienza. Allestiti presso la Casa della Salute di Palazzo Baracchini in via Nazionale a Villa Franca e Lunigiana, presso la Casa della Salute in via Bassa Tambura a Massa e presso il centro sociosanitario di via Campodappio d'Avenza a Carrara. L'azienda si sta muovendo in accordo con le prefetture e gli enti locali. Saranno infatti le prefetture a segnalare i profughi in arrivo per ogni territorio. Questi saranno indirizzati nei punti di accoglienza dall'ASL, dove sarà loro assegnato un codice STP, straniero temporaneamente presente, con il quale potranno usufruire dell'assistenza sanitaria in Italia. Ogni profugo sarà sottoposto a tampone per rilevare eventuali casi di positività al Covid-19 e ad una visita medica per valutare in generale il proprio stato di salute, la presenza di eventuali malattie croniche, per conoscere la situazione vaccinale ed eventualmente procedere con la vaccinazione mancante, compresa quella contro il Covid. Le persone positive al Covid saranno poi ospitate negli alberghi sanitari dell'ASL. Negli ambulatori di prima necessità saranno presenti le professionalità necessarie a garantire la piena presa in carico delle persone dal punto di vista medico, infermieristico, sociale e di mediazione culturale. E gli aiuti per la situazione di emergenza in Ucraina non si fermano qui. Il presidente di EVAM, Lorenzo Porzano, assieme all'associazione Color of Peace, si sta recando sul confine ucraino per portare beni di prima necessità ai profughi che scappano dalla guerra. Oggi ci ha mandato il primo aggiornamento intorno alle 17:30. Dopo quasi 18 ore di viaggio, la delegazione apuana si trovava in Ungheria. La strada è ancora lunga, quindi, ma la volontà di portare questo messaggio di pace e di solidarietà, siamo sicuri, non fermerà i nostri ammirevoli concittadini. Vediamo insieme l'aggiornamento. Aggiornamenti, salve a tutti. Siamo passati dalla stanotte perché abbiamo avuto un problema per caricare i mezzi. Ora siamo passati dalla Slovenia e siamo il camion, siamo dietro al camion, per cui stiamo facendo la scorta al camion. Arriveremo a fare 17 ore, è lunghissima. E mentre si va avanti vengono sempre fuori di più i dettagli della missione umanitaria, per cui andremo proprio a confine con l'Ucraina. Sono 50 metri, c'è un fiume che ci divide dal territorio ucraino, comunque sempre invasinato. Il territorio apuano è qua e portiamo un po' di pace, un messaggio di pace e speranza ai bambini, anche perché andremo proprio in un villaggio profugo per le donne e per i bambini che stanno scappando dalla guerra. Un saluto, vi tengo aggiornati.
Porzano continuerà ad informarci sull'evolversi di questa missione umanitaria anche nei prossimi giorni, dunque continuate a seguirci. Oggi il sottosegretario Ilaria Fontana ha presieduto il tavolo istituzionale sul SIN di Massa Carrara in continuazione con il procedimento avviato negli scorsi mesi dal Ministero per la transizione ecologica. Al tavolo hanno partecipato l'assessore regionale Monia Moni, i sindaci di Massa e Carrara, Francesco Persiani e Francesco De Pasquale, il presidente della provincia Lorenzetti, l'assessore all'ambiente di Carrara, Sara Scaletti, e il prefetto Claudio Ventrice. Il sottosegretario ha riferito che sarebbero in corso le interlocuzioni tra Mite e Regione Toscana per rimodulare gli interventi previsti nell'accordo di programma del 2018 al fine di dare un'attuazione all'intervento di bonifica dell'area ex Ferroleghe Cumulo N. Inoltre, altra novità di rilievo riferita al sottosegretario è che in data 8 febbraio c'è stata la prima riunione della conferenza dei servizi decisoria in merito alla procedura dei progetti di caratterizzazione e bonifica della falda. Strade regionali, oltre 7 milioni dalla Toscana per la manutenzione alla provincia di Massa Carrara, spetteranno rispettivamente 179.000 euro. Sentiamo i dettagli. Oltre 7 milioni e 300 mila euro sono stati assegnati dalla Regione Toscana alle province e alla città metropolitana di Firenze per la manutenzione delle strade regionali. Alla provincia di Massa Carrara ne spetteranno ben 179 mila. C'è il via libera della Giunta alla delibera proposta dall'assessore alle infrastrutture e trasporti Stefano Baccelli, con cui si stanziano le risorse annuali che vengono erogate per le strade regionali e soggetti gestori. Le risorse, per un totale di oltre 7 milioni di euro, sono state attribuite alle province e dalla città metropolitana di Firenze in proporzione ai chilometri di viabilità regionale presenti sul territorio e saranno utilizzate per garantire appunto la manutenzione e la messa in sicurezza sulle strade regionali toscane per l'anno in corso. L'assessore alle infrastrutture, trasporti, urbanistica e pianificazione Stefano Baccelli ha ricordato quanto la manutenzione sia fondamentale perché consente di garantire maggiore sicurezza agli utenti che ogni giorno utilizzano le infrastrutture della regione. Baccelli ha sottolineato inoltre anche l'importanza delle comunicazioni che sia le province che la città metropolitana devono fare alla Regione Toscana circa l'inizio dei lavori e le tempistiche. Con la delibera che abbiamo approvato, ha riferito in conclusione l'assessore, stabiliamo che la città metropolitana di Firenze e le province comunichino alla Regione Toscana con un preavviso congruo di 15 giorni l'avvio degli interventi di lavori stradali che nel 2022 intendono fare sulla rete delle strade regionali. Occupiamoci adesso del caro carburante. FAIB Toscana Nord chiede un tavolo di crisi presso il Ministero e l'immediata sterilizzazione dell'IVA sui rialzi dei listini dei prodotti petroliferi. Vediamo. La crescita esponenziale del prezzo del carburante sta mettendo in difficoltà molti cittadini, ma anche tutte le attività del comparto che subiscono gli effetti sulla produzione e sul commercio. La FAIP Confesercenti per questo motivo si sta adoperando per far comprendere alla politica che deve intervenire con misure di contenimento dei prezzi e al contempo con misure che aiutino le gestioni a sopportare i crescenti costi che mettono a serio rischio la tenuta delle attività. Ad intervenire in merito al problema è proprio la FAIB Toscana Nord con il suo presidente Alessandro Vietina. FAIB Toscana Nord avrebbe deciso di lanciare un segnale forte chiedendo così ai propri associati di esporre sugli impianti una locandina e scrivendo una lettera ai parlamentari eletti del territorio affinché si facciano portavoce
nei confronti del governo del disagio della categoria, sostenendo le necessità di azioni di sostegno concrete e immediate. I listini dei prodotti petroliferi e i conseguenti prezzi di vendita al pubblico continuano a crescere, confermando un trend su cui gravano pesantemente i nefasti scenari geopolitici, si legge nella lettera a firma del Presidente ai parlamentari del territorio. Una condizione che prima ancora di pesare sull'automobilista grava sui gestori, chiamati a una maggiore esposizione finanziaria per l'acquisto dei prodotti petroliferi, a sostenere un incremento dei costi della moneta elettronica, oltre ad una contrazione dei consumi. In questo contesto, ha sottolineato Vietina, preme ricordare che l'utile lordo del gestore è un margine pro litro, svincolato dal prezzo di vendita del carburante al pubblico, che si attesta mediamente intorno ai 3,5 centesimi pro litro. Da qui la richiesta di FAIB Toscana Nord di aprire un tavolo di crisi del settore presso il Ministero e l'immediata sterilizzazione dell'IVA sui rialzi dei listini dei prodotti petroliferi. Ciò, secondo FAIB, potrebbe contenere almeno in parte i costi del carburante, che altrimenti si trasferirebbe su tutta la filiera movimentata su gomma, dall'alimentare al settore di prima necessità, a qualunque servizio che implichi una mobilità pubblica o privata. E ancora, il sindacato chiede il credito d'imposta sulla parte eccedente di sovrapprezzo di energia elettrica rispetto alla media corrisposta nel 2019 e l'abbattimento del 100% delle spese per le transazioni elettroniche a favore di banche e circuiti. Il mutato scenario politico carrarese regala un'importante novità. Un sondaggio commissionato dal Centro Studi De Gasperi vede Andrea Vannucci nelle intenzioni di voto per il candidato sindaco, attesasi fra il 24 e il 28% dei consensi. Lo riferisce il Comitato Elettorale di Forza Italia, che sostiene quindi di aver fatto la scelta giusta nella scelta del candidato. Il comitato riferisce inoltre che dai sondaggi si evincerebbe un dato molto importante: in caso di ballottaggio fra Vannucci e Arrighi, sarebbe proprio Vannucci ad essere in vantaggio, con una forbice tra il 49 e il 54% contro il 46-51% della candidata del centro-sinistra, mentre in un ballottaggio fra Righe e Cafaz sarebbe la prima ad essere in testa, con una percentuale fra il 50 e il 56% rispetto al 44-50% di Cafaz. Questa è la dimostrazione di come, per vincere a Carrara, riferisce il comitato, serve un'ampia convergenza fra il centrodestra e le forze civiche moderate e di come solo Andrea Vannucci possa essere l'interprete di questo patto per Carrara. Ci è arrivata una segnalazione da parte di un cittadino circa le precarie condizioni del cimitero di Forno. Al cimitero, già protagonista alcuni anni fa di un cedimento strutturale, non sarebbero stati ancora svolti adeguati lavori di ripristino. Per questo motivo, secondo il cittadino, non sarebbe in sicurezza. Il problema principale riguarda il cimitero e la sua ubicazione. La struttura si troverebbe infatti su di un paleo frana che potrebbe causare addirittura un crollo, come è già accaduto nel 2010 in caso di forte pioggia o addirittura di terremoto. Sarebbero quindi necessari, secondo il cittadino, dei rinforzi ulteriori ai muri per mettere in sicurezza la struttura. Da anni la sezione Massa Montignoso di Italia Nostra ha chiesto, insieme ad altre associazioni ambientaliste, di chiudere la discarica di Cava Fornace, richiesta sempre bocciata dalla regione senza una reale motivazione. Adesso c'è il rischio che i gestori della discarica possano ottenere un rinnovo basato sulle vecchie autorizzazioni provinciali, tutte essenziali per la tutela del lago, dell'ambiente, delle acque e per l'avifauna. In pratica, secondo l'associazione, a causa delle scelte poco lungimiranti fatte dalle amministrazioni di Montignoso e Pietrasanta,
Ad oggi c'è il forte rischio che la discarica possa operare per almeno un altro decennio, una disfatta per il territorio e per tutti i suoi cittadini. Italia Nostra chiede pubblicamente al sindaco di Montignoso, Gianni Lorenzetti, quale strategia ritenga opportuno mettere in atto per garantire un riesame e permettere pareri ostativi al rinnovo delle autorizzazioni. Navigo e Carrara Fiere tracciano la rotta verso un evento unico toscano dedicato alla nautica e allo yachting. L'obiettivo è costruire per i prossimi anni una manifestazione sempre più internazionale. Vediamo. Carrara Fiere, ente organizzatore di SeaTech, Compotech Marine e Navigo, centro servizi per l'innovazione e lo sviluppo della nautica, organizzatore di IARE, si sono affiancati in una sinergia che punta a costruire nei prossimi anni una manifestazione toscana della nautica professionale e dello yachting, un appuntamento imprescindibile per la cantieristica non solo nazionale ma sempre più internazionale. L'obiettivo è quello di sviluppare insieme un evento che possa rappresentare al meglio l'orgoglio di un'area produttiva in vetta alla classifica della produzione di yacht nel mondo, gettando le basi per l'istituzione della Settimana della Nautica Toscana. In occasione delle prossime edizioni di marzo 2022, grazie a date sovrapposte, SeaTech, Compotech Marine e IARE propongono una inserzione tra i due eventi che uniranno i poli produttivi di Viareggio e Carrara, pilastri di una leadership comprensoriale di altissimo valore internazionale nel panorama della cantieristica di lusso. Lo sforzo degli organizzatori è volto a costruire una vera e propria cordata della filiera di qualità, non solo in rappresentanza del cluster apo-versiliese, ma di tutta l'industria nautica italiana. Grazie alla partnership siglata tra le due realtà, con l'endorsement della Regione Toscana e del Comune di Carrara, SeaTech Compotech Marine, in programma giovedì 17 e venerdì 18 marzo, e IARE, patrocinato dai comuni di Viareggio, Camaiore e Pietrasanta, in calendario da mercoledì 16 a venerdì 18 marzo, con una preview martedì 15 marzo per i comandanti ospiti, avranno una serie di appuntamenti in sinergia. L'accordo tra le due manifestazioni mantiene le caratteristiche distintive dei singoli eventi, valorizzando al meglio le identità. SeaTech Compotech Marine come evento B2B con format espositivo rivolto alla filiera della subfornitura nautica e i consolidati incontri one-to-one fra espositori e i più prestigiosi cantieri italiani, la delegazione di cantieri internazionali patrocinata da ICE ITA Agenzia. IARE come unico appuntamento internazionale dedicato allo yachting, centrato sul settore super yacht refit e after sales come evento B2C di incontro fra i comandanti delle super yacht e i cantieri di produzione, refit, marine e tutte le imprese italiane non di servizi. I due eventi uniranno le forze nella giornata venerdì 18 marzo con la visita dei comandanti ospiti di IARE al SeaTech Compotech Marine e un evento fuori salone a Viareggio organizzato da Navigo a cui prenderanno parte gli espositori di SeaTech Compotech Marine. Ci fermiamo adesso qualche brevissimo istante per lasciare spazio alla pubblicità, tra poco. La mia macchina. Bella, ma... Da revisionare. Non preoccuparti. Apuana Speedy è il centro revisioni per veicoli fino a 35 quintali, ciclomotori, scooter e motoveicoli. Controlli accurati con servizio totale su carrozzeria, officina, gommista e elettrauto. Unico centro autorizzato nel rilascio del bollino blu. Posso fidarmi? Tranquilla. Prezzi chiari, personale qualificato, preventivi e pre-revisione gratuita. E tutto in 30 minuti, con revisione dei ciclomotori di qualsiasi cilindrata. Prenotate subito in una delle officine autorizzate o al centro revisioni autoveicoli Apuana Speedy, via Zara 810, Marina di Massa. Quindi stasera usciamo e ti porti di nuovo Marco? Eccolo. E comunque, sono venuta dai tuoi? Sì. E tu domani vai a calcetto e salti la cena con i miei? Beh, ha ragione lei. Mica puoi avere tutto dalla vita. Ecco, lo dice pure Marco. E io domani sera sono pure libero. Scendi. Non si può avere tutto dalla vita, o perlomeno non sempre. Nuova DR 5.0 full optional di serie da gennaio in pronta consegna.
SDR. Puoi avere tutto, tranne un amico di cui fidarti. Amore, ci sono mille cose da fare prima della festa per zia Pina e tu sei sempre lì con quel tablet. Piante da sistemare, muri da tinteggiare, la parabola da montare. Già fatto. E come? Noleggiando tutta l'attrezzatura da Italnolo. Resta solo la festa. Fatto anche questo. Ora manca solo zia Pina. L'hanno già noleggiata. Tutti possono rivolgersi a Italnolo. Anni in campo per la signora della farina, Maria Luisa Berti, la superdonna di Coldiretti. L'imprenditrice agricola di Via Romana, molto conosciuta in città per la sua delicatissima farina di grano turco, è stata premiata da Coldiretti con il bouquet della resilienza. Il riconoscimento floreale che da qualche anno viene assegnato proprio in occasione dell'8 marzo ad una imprenditrice rappresentativa del territorio. A consegnare il mazzo di fiori è stata la segretaria di zona di Massa, Manuela Argilla. Maria Luisa, spiega Francesca Ferrari, presidente Coldiretti Massa Carrara, è il simbolo della resilienza al femminile che ha attraversato tempi, generazioni e momenti storici, diventando un esempio per le nuove generazioni. Nonostante l'età, Maria Luisa continua a lavorare nella sua azienda e a produrre la sua farina naturale con il solito metodo e la solita pazienza, accogliendo i clienti all'ingresso. È un punto di riferimento per tutti noi. È stata inaugurata nel Parco Fiera di Barbarasco, in occasione dell'8 marzo, la panchina rossa dedicata ad Alda Merini. Il tronco ligneo, lavorato da artigiani locali, è stato sapientemente lavorato e riadattato a panchina con seduta rossa e posto nel castagneto. L'iniziativa, volta dalla consigliera delegata al Parco Fiera Valentina Griva, ha visto la partecipazione della consulta delle donne di Aulla e di numerose consigliere delegate alle pari opportunità dei comuni lunigianesi. Domenica 13 marzo si terrà un evento organizzato dall'amministrazione massese in collaborazione con l'associazione La Rivincita per parlare di mafia ai più giovani. Vediamo. In occasione della giornata nazionale per le vittime di mafia del 21 marzo, l'amministrazione massese, in collaborazione con l'associazione La Rivincita, ha organizzato un evento per parlare di mafia. Abbiamo effettivamente voluto dare un taglio diverso, coinvolgendo soprattutto i giovani e le scuole. In quanto organizzata a ridosso della giornata del 21 marzo, che è la giornata nazionale delle vittime di mafia, che è stata istituita con una legge ad hoc ed è stata fortemente voluta da una madre che ha perso il proprio figlio nella strage di Capaci. Infatti a maggio, tra l'altro, ricorre il 30° dalla strage e dalla morte di Falcone. Avremo un protagonista di spicco, un protagonista che la mafia l'ha vissuta e l'ha combattuta. E mi riferisco a Giovanni Paparcuri, che è l'unico superstite della strage di Chinnici ed ha collaborato con Giovanni Falcone e Borsellino in quanto tecnico informatico e ha raccolto tutta la documentazione per il maxi processo. Attualmente è il custode del bunkerino, formato dalle stanze blindate dove si riuniva il pool antimafia nel maxi processo. Perché la mafia ha paura della cultura, la mafia ha paura più della cultura che delle istituzioni e dei giudici. Non a caso ci sarà la presentazione di un libro di una scrittrice palermitana, Francesca Lamantia, La mia corsa, che è un libro con cui tende essenzialmente a spiegare la mafia ai più giovani.
interverrà un deputato del Dipartimento Giustizia Antimafia della Regione Toscana, che ci illustrerà nella sua qualità quanto tutti i progetti e ciò che è stato fatto anche a livello istituzionale nell'ambito proprio della mafia, nell'ambito della giustizia e dell'legalità, e si focalizzerà anche l'attenzione sul ruolo della magistratura nell'ambito della democrazia e della legalità. Un evento, quello di domenica, rivolto ai più giovani. L'amministrazione comunale non poteva rimanere solamente a guardare, ma ha voluto offrire alla cittadinanza un evento davvero molto particolare organizzato dall'associazione La Rivincita, un evento si può dire dedicato sia alla mafia ma che ha un taglio davvero molto particolare, perché si parte da un libro che racconta la mafia però ai più piccoli, quindi un libro per i bambini, fino alla partecipazione di personaggi, di protagonisti anzi della nostra storia italiana molto importanti, che quindi affronteranno la tematica veramente a 360 gradi. L'evento avrà inizio alle 16 di domenica 13 marzo al Teatrino dei Servi di Massa. La delegazione apuana dell'Accademia Italiana della Cucina ha ripreso la sua attività conviviale. La sera di giovedì 3 marzo gli accademici socio simposiarca Carlo Augusto Ciani si sono infatti ritrovati presso la trattoria L'Arco della Martana nel centro storico di Massa per una cena all'insegna della tradizione culinaria massese. La gestione del ristorante è tutta al femminile. Emanuela Bontempi, addetta ai fornelli, e la figlia Giulia Troisi, addetta al servizio, donne che con passione e coraggio hanno dato vita alla loro attività in tempo immediatamente antecedente alla pandemia. I piatti della casa rispecchiano la cucina casalinga tipica massese, semplice e genuina, che si tramanda di generazione in generazione. Gli accademici hanno apprezzato il menù illustrato dalla simposiarca. La delegata Beatrice Vannini, al termine della serata, ha consegnato agli accademici intervenuti la ricetta della torta di riso massese, che unitamente ad altre 5 ricette della cucina massese venne depositata nel 2004 dalla delegazione apuana in persona dell'allora delegato Paolo Maria Cattaneo. Alle padrone di casa è stata consegnata la vetrofania dell'Accademia Italiana della Cucina. Sul sito del Comune di Massa sono riportate in prima pagina informazioni utili sulla crisi causata dalla guerra in Ucraina e le modalità di accoglienza e solidarietà organizzate e coordinate dalle istituzioni in favore dei profughi. Il sindaco Francesco Persiani ha relazionato in consiglio comunale sulle azioni concordate a livello regionale per rispondere alla crisi causata dalla guerra in Ucraina per l'accoglienza e il primo soccorso ai profughi, l'inserimento dei più giovani in percorsi scolastici e la prevenzione di eventuali problematiche sanitarie. Presso il Parco della Memoria di Ricorto, la Marina di Massa, via delle Pinete, angolo via Estiana, vicino alla Fondazione Dognocchi, per essere precisi, da venerdì 11 marzo e per tutti i venerdì a seguire dalle 16 alle 19 sarà aperto un centro di raccolta di aiuti in solidarietà con il popolo ucraino. Si accettano vestiario per adulti e bambini, medicinali, cibario a lunga scadenza, biscotti, zucchero, caffè, latte in polvere, igiene intima e assorbenti femminili. Detto materiale sarà poi consegnato e inoltrato con mezzi delle associazioni di volontariato e di protezione civile nei centri di raccolta dei profughi. L'iniziativa è a cura dell'associazione Cerbaia di Ricortola. E anche dall'Aeroclub di Massa, come solidarietà agli amici ucraini, ha deciso di mettere a disposizione ai soli fini
umanitari la flotta di due aerei, l'Aeroclub riferisce infatti di essere in grado di raggiungere le frontiere ucraine per portare all'andata materiale umanitario e da ritorno imbarcare profughi e si mette a disposizione delle autorità competenti. Domenica 13 marzo si disputerà l'incontro Massese-San Marco a Venza, in considerazione dei gravi episodi di violenza occorsi il 18 settembre 2021 all'esterno dell'impianto sportivo, dove era in programma la gara San Marco a Venza Massese, valevole per la Coppa Italia di eccellenza tra i gruppi ultras delle squadre carrarese massese, a seguito dei quali furono emessi 10 DASPO. Il prefetto di Massa Carrara ha disposto che l'incontro venga disputato in assenza di spettatori a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Siamo giunti adesso al bollettino meteorologico, dunque vediamo insieme che tempo farà nei prossimi giorni. Il meteo è presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare. Previsioni per giovedì 10 marzo. Cielo sereno, temperature in aumento, venti deboli e mare da poco mosso a quasi calmo. Venerdì 11 marzo. Nuvolosità variabile, temperature stazionarie, venti deboli e mare poco mosso. Andamento nei giorni successivi. Tempo nuvoloso, temperature in calo, venti moderati e mare poco mosso. Per informazioni visitare il sito www.meteoapuane.it. Il meteo è stato presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare. Via Marina Vecchia 5, ti aspettiamo! Termina così il nostro telegiornale. Io vi ringrazio di essere stati in nostra compagnia e di aver scelto l'informazione di Antenna 3. Non mi resta che augurare a tutti voi una splendida serata e darvi appuntamento alle prossime edizioni. Buona serata.